Quante cose buone abbiamo, i ravioli, il ramen, amore, devi aspettare, tanto No, sushi, aspettare. guardate quanto è Va bene. buono, le alghe, i noodles di riso, vabbè poi ve lo spiego dopo, altro ramen, altre cose, tante salsine, qua Daniel che mangia il ramen, ok, partiamo. Ci Ci siamo siete, per ci il siamo, ci siamo, ritorno, il eccoci. ritorno su YouTube. Faremo questo Va bene, video. papà, va bene, ciao! Ciao ragazzi, Ciao benvenuti in bimbi, questo ciao nuovo bimbe, video saluta papà! mukbang. Da quant'è che non lo facciamo? Dovete subito metterci un bel pollice in su al video, dai, pollice in Due su pollici, due pollici, papà! e lasciare tanti commenti e venire a seguirmi Anche su Daniel, Instagram, dai, Carlita Dolce su cinque! Instagram e anche su TikTok, quindi mi raccomando, seguitemi sia su IG che su TikTok, dove faccio tanti video mukbang anche là. E niente, iniziamo, ho messo il box delle domande, iniziamo Che con c'è? la prima domanda. Allora, qua abbiamo Dov'è? tantissimi sushi buonissimi, Daniel sta mangiando i ramen, qua abbiamo anche gli spaghetti di riso. Daniel, Anche io ma ragazzi. dobbiamo dividerlo il ramen No, qua? sta là. No, vabbè, io raga vi consiglio di farvi gli spaghetti di riso con le verdure, le uova e i gamberi, sono buonissimi. Ragazzi, vi consiglio di comprare il sushi e mangiarlo. Oh, sì. Quanto ci siamo mancati? Comunque iniziamo con la prima domanda. Carni, qual è il tuo posto preferito di Napoli? Ce ne Qual sono è? tanti. Ma che hai fatto qua? Ah, la salsina rosa. Vabbè, secondo te, poi mangiamo insieme, vediamo le stesse cose. Questo qua, togli questo braccio, amore. Mettilo sotto. Vai, nella salsina rosa. E io poi ho anche la salsina piccante e le alghette che amo accompagnare. Allora, qual è il tuo posto qual è? Il mio posto preferito di Napoli, ci sono tanti. Posillipo mi piace molto, vero? Posillipo, poi Via Gaia. Via Chiaia, Via d'Emilia per fare shopping, sì, un po' questi qua, però anche Pozzuri, tipo oggi siamo stati a Poi Pozzuri, siamo stati a Pozzuoli vero con la motocicletta della amore? Con la moto polizia. di Daniel. Imbimbito nella salsa di soia. Non è domanda, ma non vedo l'ora che farete un'altra bimba o un bimba. Mi piace tantissimo come genitore. Che ne pensi, amore? Quella che vuole il signore. No, amore, l'ultima volta che ho detto che lo vuole sono rimasta incinta. Comunque qua abbiamo anche roll con La il salute. tartufo. No, aspetta, il video nel video, aspettate un attimo, non vi muovete, devo fare un TikTok al volo. Muove anche tu. Mukbang! Stiamo girando un video per I nostri YT, per amici. i tubo, il tubo. E guardate qua, ora vi mando assieme a voi, con il resto ci dovete seguire su YT, fra qualche giorno vedete il video, questo col pistacchio. Buonissimo. Sto quasi una faglietta spenta, un po' di sto, comunque sta magistrando. Questo vuoi? No, detto. Vuoi questo? Papà. Ah, io, ok, questo devo Noi mangiare. vediamo questo, la Daniel ha videocamera. detto che deve mangiare questo. Mi aspettiamo su YT. Buona parola. Ok, questo è il mio tipico video di YouTube, Grazie. vabbè, di TikTok, ne Ti faccio prego. tanti. Comunque, vabbè, io ho chiuso le domande come un'imbranata. Scusatemi ragazzi. Ha pensato di farti tatuaggi? Amo, tu rispondi prima tu. No, ragazzi, perché a me non piace tenere la pelle sporca. Lo sapete che anche io da piccola volevo farmi, però sono contenta di non averli fatti. Perché a parte il fatto che vedo un sacco di persone che si rimuovono, quanto amo il sushi con le alghe, mamma mia, buonissimo. E Alla dico fine se li fanno e poi se li tolgono. sì, e poi è dolorosissimo per togliersi, quindi pensateci bene. Soprattutto se siete giovani. Perciò non ve li fate. Ascoltate i vostri genitori. Ti Ma sei se... trasferita dai tuoi nel tuo periodo no. È bello che alcune influencer stiano sdoganando questo problema. Diciamo che oggi sono
su questo sashimi ci metto un po' di salsa piccante. Ho pubblicato un TikTok dove ho detto, ho parlato, mi sono un po' aperta, no? Ma questo è ketchup, no? Ma è la salsa piccante, forse sarà questa. Comunque non sapete quanti messaggi mi sono arrivati. Ok, questa è la salsa piccante. Mangia papà. Facciamo sì. Che c'è? Vero amore? Bene. Sì. Ma questa è la stupenda da babbo. Dove? E quando esce dopo fammelo vedere. Amore, perché ci siamo trasferiti dai miei? Perché volevo stare poco tuo amico padre. No, perché comunque. No, umano, mi è caduto dopo tutto quanto. No, perché è stato un momento no. Comunque tutti quanti, devo dire la verità, comunque la mia famiglia, anche amici mi sono stati vicino. Poi da là siamo saltati a casa di Nam. Esatto. Abbiamo trovato un'altra casa. Mmm, quanto buono, super piccante. Non sono ancora pronta per parlarvi di questo mio momento, no. Perché ancora non ne sono. Ancora non ne sono uscita completamente. Ah, amore, dobbiamo fare la miniatura! Così. Vai. Ok. Ancora non ne sono uscita completamente, quindi ripensare a quei momenti comunque mi fa ancora stare male, però comunque è stato in assoluto il periodo più brutto della mia vita e risale soltanto a pochi mesi fa, quindi potete immaginare che comunque parlarne mi fa ancora male, quindi però prima o poi quando starò proprio completamente bene vi voglio raccontare tutto il percorso di quello che mi è successo. E già alcune ragazze mi hanno scritto su Instagram perché hanno avuto il mio stesso problema, incredibile, io pensavo l'unica ad aver avuto questo problema, invece ce ne sono tantissime e se posso aiutare il mio piccolo altre persone che ne soffrono mi fa tanto piacere. Mi hai pensato di chiudere tutti i social? Se sì, perché? Tu amore? No. Pensi che abbia pensato di chiudere tutti i social? No. Io durante il mio periodo no. Boh, non mi stai poco. Anche con quello ho pensato di chiudere tutti i miei social. Però alla fine poi pensi che quello ti aiuta, le persone che veramente ti vogliono bene e vai oltre. Bravo anche. Questa è bella per entrambi. Vai. Cosa ha migliorato l'altro da quando state insieme? Mangio anche un po' di zenzerino, io lo amo. In cosa io ti ho migliorato e in cosa tu mi hai migliorato? Che buono. A fare servizi? Servizi spiega, perché non tutti sono di Napoli, non sanno cosa sono i servizi. A fare la cucina, il letto. Perché faccio la cucina? Ah no, hai ragione. Quindi no. Io non faccio la cucina perché ho delle mani da regina, sono sprecata per fare la cucina, ho fatto anche la rima. Da qua papà. Ah, mi è migliorato a mettere la roba. Io non faccio la cucina perché sono una regina, ho fatto anche la rima. Allora, lui è migliorato perché è cresciuto molto. Prima era molto bambinone, aveva un carattere che era molto irruento, subito reagiva male, è vero, invece mo è diventato un po' più calmo, ragiona un po' di più, non se litighiamo, sono qua. Bravo. Io sono migliorata caratterialmente, nel senso che magari prima pure io magari se per esempio qualcuno mi faceva un torto subito mi arrabbiavo, ci rimanevo male, invece lui mi ha insegnato comunque a perdonare, tra virgolette, comunque a non rimanerci male e a non prendermela più se subisco dei torti, diceva ma che te ne frega, ma alla fine tu non ti devi applicare su queste cose, sono sciocchezze. Nede! Dove sta? La Nede! Ogni tanto Daniel grida perché ci sono tipo delle archette del rame minuscola che la zietta neanche. Ah no, questa è bella, mi devi aiutare perché non mi ricordo. Vai, la prima cena a pranzo fuori, dove siete andati? Quanto è buono sto sashimi. Da. La terrazza. La terrazza.
Come si chiama? Terrazza Calabria. No, mica era la prima. No, quella non era la prima, era. Madonna, mi riesco a ricordare. La prima proprio scena è stata a casa mia. Però fuori non mi riesco a ricordare. Non mi viene in mente. C'è anche quello col mango, raga, vi piace? Io adoro la cremina al mango. Buonissima, ragazzi. Questo sushi è fenomenale. Allora, vorresti un altro figlio? C'è anche la tartare qua, Però voglio mangiare un po' di spaghetti di soia. Stanno là, Stanno là. Stanno là. Stanno là. Allora, amore, fai finta di non sentire. Non ho capito cosa stavo dicendo. Vorresti un altro figlio? Certo. Però dai, vediamo un altro figlio. Un maschio o una femmina? Gemelli, va, uno maschio o una femmina. Ma lo amo, ma ti pazzo, ma che cane. No, dice seriamente. L'acqua. Che vuoi? L'acqua. L'acqua. Amo, decisamente. Ragazzi, una se esce una femminuccia. Va bene, papà, tu vuoi la femmina o il maschietto? Detto. Allora dai con il maschietto. Hai sempre detto femminuccia. Non vuoi il maschietto. No, è tu, da mamma. Ah, vuoi la femminuccia? Ah. Il fratellino o la sorellina vuoi, papà? Nina. Ah, sorellina. Allora sorellina. Mi sorellina. E quindi? È tua sorellina. No, tu. È la sorellina. Tu vorresti? Una femminuccia, una bella femminuccia. Che si chiamerà? Pronomo. Ho detto, ragazzi, chi mi capisce? Maria. C'è pure il ramen, che però si è fatto così. Osvalda. Chi è che ci segue su Instagram? Ha visto la nostra intossicazione dai funghi. Non mangiamo più funghi noi. Vabbè, comunque. Nessuna domanda, vogliamo una sorellina per Daniel. Siete una splendida famiglia. Una sorellina per Daniel. Vogliamo una sorellina per Dani. Quanto spesso litigate di solito? Dipende dal momento. Ultimamente non tanto. È la salsa di soia. È brutta, papà. Ma raga, ultimamente non tanto, ma comunque lo sapete che secondo me litigare non è sbagliato. No. Cioè, nel senso che comunque anche litigare serve. Sì. Ma ogni quanto li tiriamo? Dipende dai momenti. Voi? Già l'ho mangiato. C'è il momento. No, il momento sì. La carne. Verde. Cosa verde? Dov'è? Però. Verde. Ok. Li tiriamo più o meno una volta a settimana. Più o meno va, per fare la meglio. Comunque poco. Andiamo molto d'accordo. Sì. A meno che questo. Poi, cosa pensi che avessi fatto? L'altro lede! Dove? L'altro lede! Non è la pianta, papà. Cosa pensi, amore, questo ha risposto. Cosa pensi che avessi fatto se non avessi aperto uno shop online? Io, io e tu. Avevi aperto altro shop. E io? Tu a fare video. Io avrei continuato con i video di YouTube. Sì. Invece adesso magari mi sento più imprenditrice che youtuber. Perché comunque mi dedico molto di più al mio shop online,
Carita Shop, poi mi dedico a Carita Beauty, la Carina Beauty, stanno uscendo delle novità, che quindi... Che c'è? Dove vai? Mi sento cresciuta da questo punto di vista, perché la YouTuber era una fase che mi stava stretta, diciamo, volevo qualcosa in più, dai. Ti ricordi, amore? Te lo dicevo comunque. Sì. Che non volevo stare ferma a fare... Quante ragazze e quanti ragazzi avete avuto prima di stare insieme? Questa è bella. Buona. Ma non racconta la bellezza, se tu sei bella. You want to manage or not in lover. Capiamo. Non è che la bellezza deve avere 100 femmine, la bruttezza deve avere 10 femmine. Sì, ma devi essere sincero. Quante? Diciamo la verità. Ma penso una decina. Papà! Prima di me. Papà! Prima di me. Era male, sono uscito con te. O durante. Papà! Che c'è, papà? Ho sentito. Ma storie serie o storie... Vabbè. Qualcuno è storie serie e qualcuno no. Io penso... Una ventina. Ma però... prima di me o dopo di me? Prima di te. Ci mangiamo un raviolo. Amore, stai facendo una, sì. Ti ricordi, apri qua. Ti ricordi quando dicevi amo. Ho detto una donazza come prima. Che risata quando mi fece l'intervento al naso. Dario mi diceva sempre questa cosa. Amo. Tu una donazza come prima. Facciamo cincin. Tu senza salsina? Sì. Cincin. Cincin, ruzzin. Mamma mia, mamma. I ravioli sono un'altra cosa che mi fanno impazzire. Cucina la bocca, papà, per te. Che puoi dire qui? Tieni. Cucina. Hai mai patito? E se sì, perché? Sono troppo buoni i ravioli. Amo, inizia pure prima tu. Ma... Non per forza a me, anche a te persone. Io non ho mai tradito, vita mia. Wow, ragazzi, qua abbiamo un omone serio. Tradire è come fosse una cosa mortale. Oh, non hai mai capito perché non hai mai avuto l'occasione. No. Hai avuto l'occasione. Ma non la facevo capitare una cosa. Bravo. Non ho avuto l'occasione. Però dico, non hai tradito perché... La persona che stava bene, stava insieme e stava bene insieme. Sì. Ma pensa se ti capitava un'occasione, in un momento in cui di debolezza, in cui non stavi bene con la persona che aveva fatto. E la lasciavo, scusa. Papà, no. Infatti, che c'è? Infatti così deve essere. Poi ci sono anche gli edamame. Così dovrebbe essere. Sai che... Perché io devo tradire una persona? Che sto affitto, amore? Occhio. Un salutino. Dai, un saluto a babbo. Cheese. Ciao. È bello. Bravissimo, amore. Papà. Anche papà. Cheese. Comunque, ragazzi. Io invece sì, ho tradito, però comunque ho tradito perché la persona con cui stavo insieme non era una storia seria. E... Ed è durato poco là, tempo, poi dopo subito l'ho ecco detto, insomma. Ti vedi? Ecco la insieme a questa persona. Saluta papà, saluta. Con la mano qui qua. Un'altra domanda? Vedi qua la mano. Torniamo all'ultima, dai. Ciao! Amore, questa ragazza ci ha fatto una domanda troppo bella. Vai. Ha chiesto, fai una domanda tu a Dario e Dario a te. Ovviamente rispondendo sinceramente. Siamo come una macchina della verità. Vai. Inizia prima tu.
Da quando hai cominciato ad amare? Rullo i tamburi a papà. Ma... da subito, lo sai, solo che il mio passato è stato un po'... Uomo, sei uscito un altro. Vediamo. Per il mio passato è stato un po' difficile. Però comunque da subito. Da subito. Già quando... ricordi ti mandavo i messaggi. E poi venivo perché non potevo stare senza di te. Perché se sei tu mi appartiene, perché se mamma? Sa perché tu mi appartiene. Non sei a te. Ah. Vai. Gli altri, tu a me. Se po- ma la salsa della tartare dove sta? Qual è? Questa dovrebbe essere. Se tu, se dovessi... Amo, ascoltami perché è complicato da capire. Vai. Sei tutta scala, tutta scala. Se, dov- se potessi cambiare una cosa di me, solo una cosa, così, con una bacchetta magica, cosa cambieresti? Papà, nota. Aspetta. Papà, nonna. Guarda, un altro poco. Ancora. Ancora, ancora. Ancora, allora. Allora, mo? Rispondi. Sei alla macchina della vita. Sì. Di essere un po' più precisa. No, io ho detto di cambiare una cosa di me. Cosa cambieresti? Di essere ancora un po' più dolce. Più dolce, ma di senso affettuosa. Ma... va bene, amore. Va bene. Questo è bello. Invece io di te... te lo dico anche io di te. Mi sono un po' più dolce. Va bene ragazzi, qua ci sono un sacco di domande, però il tempo sta scadendo perché viene un video lunghissimo. Noi adesso ci finiamo di mangiare tutto. Sì. Vi mandiamo un grosso bacio. E vi aspettiamo su Instagram e su TikTok. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Fateci sapere nei commenti. A casa, come volete. Anche a casa. Facci sapere nei commenti quali altri video vorreste vedere. Ciao! Ciao ragazzi, saluta papà, saluta Dani, saluta qua. No, di qua, proprio di qua. Proprio di qua, con la manina. Ciao! Eccolo! Vai, ciao! Guarda, guarda. Un bacio. Ciao, manda un bacino. Bravo!